Napoli e c'è un Ziegler! Con il numero 4 con il 29 poi Sacha Baumgartner in 4, quindi diciamo i più esperti in questo momento davanti. Vai Sacha. Christian Brunner in quinta con il 28, tutta gente che di gare ne ha fatte già a badilate. Un Ziegler col 4 Thresher, poi Guthrie Thatch che ieri ha partito un po' in fine di giornata, non è più giovanissimo Guthrie e quindi l'ultima manche, la seconda dopo aver fatto diverse prove molto belle e la prima manche da dominatore, sul finale era un pelino con i remi in barca. Per fortuna c'è stato un incrocio di linee con le traiettorie e la staccata al fondo del rettilineo impostate in modo diverso. Conducendo tranquillamente, si difende benissimo anche Thresher in seconda, conosciamo molto poco Thresher, forse è la prima volta che appare qua. Brunner intanto dei grossi problemi, ha spaccato completamente il semiasse posteriore sinistro, quindi ruota che sta guardando il cielo, ma anche dall'altro lato, anche dal destro, dove aveva preso una legnata non da ridere. Ziegler! A 6 e poi Scheller a 7-6. Christian Brunner completamente con la vettura da buttare dentro lo scattonetto. Non lo vedremo almeno, io mi auguro di sì, ma sulla carta dovrebbe essere molto difficile che i meccanici riescano a riparare, c'è un bel guasto pesante ai semiassi e ai motti posteriori, a tutta la sospensione posteriore, quindi non è una cosettina da... Porca troia, guarda quanto gli ho preso! Oh, che torno! Starmi intorno? No. Oh, starmi intorno, sì, attenzione. Attacco di Sacha Baumgartner su Thresher, decisamente anche qui. Altro attacco questa volta di Goffrey Thatch su Rook. Compagni di marca, si direbbe. Ziegler se ne frega di tutto quello che sta facendo alle sue spalle. Bellissimo, cattivissimo. Anche quando era passato lui davanti. Cattivissimo. La linea del traguardo, ma siamo all'ultimo giro, quindi Sacha sicuramente farà di tutto per portarla a casa, ma Thresher resiste. Kurt Ziegler ormai è una fotografia lontana. Ziegler! Non ce l'aspettavamo così! Pippante Urs e con tanto margine! Thresher ce la fa! Austriaco! Camperley con volo in caccia! Alle sue spalle la copra, svai, che ha rischiato di farla saltare proprio a metà del rettilineo. C'è stato dentro, buon per lui, ottimo anzi, ed è in seconda posizione, continua a mantenere con alle spalle Camperley,
va larghissimo, mantiene benissimo, poi Gamber è attaccato da Reto Rotta, non succede ancora nulla. Succede che, come vi avevamo anticipato, se prende il via davanti Cobras per gli altri, bisogna solo seguirlo e guardarlo da lontano. Questa volta chissà, magari si è rilassato anche, no, di nuovo, perché vedere fare queste cose da Cobras, no, c'è la ruota storta, sembra che la posteriore destra, c'è la posteriore destra stortissima, sia in pessime condizioni. Proveremo a dargli uno sguardo, quindi sì. No, non ci siamo più. Ok, cacchio, finita la gara per Cobras, andiamo a vedere il prosieguo. Va Lucca davanti, ringrazia Camperlin, secondo. Va Lucca, ecco, adesso 99, la figlia di Confritesh, che ieri ha fatto vedere grande ricordo da Rebecca. Vediamo intanto, guarda quella ruota come storta per Cobras. A prima vista non si vede nulla di trascendentale, però il risultato lo stiamo vedendo, che la vettura non è più bilanciata, equilibrata, forse un problema anche allo sterzo, perché vediamo che fa delle correzioni continue, o ha un semiasse, qualcosa a livello di diritto. Terza posizione, quindi la Rebecca, eccola qua, poi un po' di dritto, giovanetta la giovane Rebecca Hoetsch. Poi più indietro Cobras, come abbiamo detto, molto ma molto attardato, doveva essere il pilota austriaco. Diciamo che questa terza serie di manche ha presentato parecchi colpi di scena. Ultimo giro intanto per Van Lucas, chi lo segue? E tanto Cobras non ce la fa proprio più. Cavolo, che spiega, la sfanga, come si suol dire. Poi va a dire controllando anche chi lo segue, vale a dire Gamberly con il 2, Reto Rotto con il 35. Siamo in vista del traguardo, poi breve pausa per sistemare la pista per l'attacco successivo della Hit 3 del Rallycross. Ultima finale di giornata, classe E, campionato svizzero, come si toccano, aspetta, va a scatenare un multiplayer alle sue spalle con Urs Ziegler e un Valukat che deve tirare fuori tutta l'esperienza che ha nello zainetto per riuscire a tenerla e non intraversarsi con il gruppone alle spalle, quindi rischio totale per Valukat. Va davanti un Cobras, il primo ed unico fino adesso a passare all'interno, alla staccata della 2 nella parte interna. Se quindi, dove tutti vediamo che alzano il piede, lui ha allungato la staccata in anticipo e si è messo davanti. Spettacolo questo ragazzo! Yeah.
andando di corsa di Frode. Che passo che ha Kovac. Mamma mia, che bello. Non ci credo! Dato una zampata micidiale, eccolo qua. Voglio vedere Cobra all'europeo. Speriamo che venga. Ancora una tornata. Tutti gli altri.